Benvenuti alla mostra dei corsi extra di Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Vi do il benvenuto non soltanto nel mio canale, ma in un video davvero speciale. Questo infatti sarà un video mostra di tutti gli elaborati svolti durante l'anno accademico 2023-2024 dagli iscritti ai vari corsi di Arte per te. Ci saranno gli iscritti del corso di acquerello, gli iscritti del corso di tecniche pittoriche, gli iscritti del corso di pittura ad olio e gli iscritti del corso di iconografia. Il tutto intermezzato da pensieri profondi e focalizzati sull'arte dati dai corsisti del corso di critica dell'arte. Io spero che questa unione di discipline porti a una mostra molto interessante che possa ben far comprendere il lavoro che c'è stato quest'anno su Arte per te, il fermento artistico, creativo, la voglia di ampliare i propri orizzonti immaginifici. È stato un anno davvero impegnativo per tutti. Tutti i corsisti si sono cimentati in tecniche via via sempre più complesse ed articolate e hanno avuto una riuscita eccelsa che adesso ammiriamo insieme. Thank you.
permette all'autore, domanda: cos'è che permette all'autore di traslare il sentire in opera d'arte? Domanda per voi, rispondetemi. Ed è una cosa che abbiamo tutti. No, Carla? Sì, quella è importante. Anche Cristina, anche quella è importante. Ma qual è quella funzione cerebrale? No, non è il comunicare, ve lo dico? No, no, no. No? Ragazzi, è il motore della vita, quello che la mattina ci fa alzare, quello su cui si basano le nostre speranze, su cui si basa la nostra vita. Vado? Caffè? No. No? Sono tutte cose che ci stanno, ma non sono il motore principe. Il motore principe, ve lo dico perché, è l'immaginazione. 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 La capacità di figurare qualcosa, di dare forma a una realtà sperata, di dare forma a qualcosa che si vede. L'immaginazione è una caratteristica dell'essere umano. Non c'è un essere umano che non abbia immaginazione. Ce l'abbiamo tutti. Dall'immaginazione, il figurarsi mentale di un qualcosa, nasce l'esigenza dell'attuazione immaginifica. E cos'è l'attuazione immaginifica? Non ve la faccio la domanda, vi rispondo direttamente. L'attuazione immaginifica è la creatività. Il creare ciò che si è immaginato. Quando immagini, cioè dai un'immagine, immagini, dare un'immagine, rendi per immagine qualcosa che hai visto, prendo il pennello e ne immagino la forma. In quell'immaginazione ci metto quel sentimento di cui vi ho parlato prima, un sentimento astratto dal personale, quindi passo dal personale, lo aggancio al reale, lo trasfiguro nell'universale, quindi lo immagino universale e lo creo attraverso la fonte creativa su un'opera d'arte. La creazione è l'atto materico, è l'azione, no? L'immaginazione è l'atto ideale. E qui mi faccio impazzire. L'immaginazione è l'atto ideale, la creazione è l'azione. Ma in realtà l'immaginazione è anche creazione. Perché? Nell'immaginare un qualcosa, noi ci diamo anche la soluzione per crearla. Basta essere allenati e avere gli strumenti per farla. Quello che manca all'80% della popolazione mondiale sono le competenze tecniche per passare dall'immaginazione al reale, alla creazione. Non avendo le competenze tecniche, è come voler camminare senza le gambe. Uno lo immagina, ma non lo può fare perché gli mancano le gambe. E allora cosa si fa? Non si insegna alle persone come dall'immaginazione si può passare alla creazione. Se no quelle camminano e se ne vanno. Noi lasciamoglielo immaginare. Ogni tanto diamo una spintina in modo che possano andare un po' avanti fino a dove diciamo noi. Non saranno mai liberi di camminare. Per fare 10 metri ci metteranno tutta una vita. Figurarsi, con le gambe ne avrebbero fatti di chilometri. Meglio spingerli di 10 metri e noi, nella rimanente parte dello spazio, facciamo quello che vogliamo. Dobbiamo passare dall'immaginare al saper creare.
non soltanto nelle opere d'arte. Questo deve essere uno spunto per passare poi dall'arte alla vita, perché l'arte, come vi dicevo prima, è un assoluto, non è una materia. L'arte fa parte di noi, è noi. Quindi dobbiamo traslare, estrapolare questi concetti e trasporli alla nostra esistenza. Ok, ragazzi? Quindi, mi hai fatto emozionare. Ricordatevi che c'è? Mi hai fatto emozionare, te lo giuro. L'arte ha una grande potenza, ha la potenza del tutto. L'arte non è matematica, ma ha la matematica. L'arte non ha sintassi, ma ha la parola e la comunicazione. L'arte non è storia, ma contiene la storia. Non è geometria, ma contiene la geometria. Non ha regole, ma contiene le regole. L'arte è noi, è come noi, ha tutto, perché noi, siamo noi l'arte. E ci vogliono togliere questo grande potere, il potere di essere artefici del nostro destino. Artefici, ok? La lingua italiana è una lingua meravigliosa, che così sibillina, contiene tutte le soluzioni, perché una volta non c'erano tutte queste sovrastrutture, quindi si parlava in maniera chiara. Se vuoi essere artefice, devi fare con arte, usando immaginazione e creatività, e io ti darò gli strumenti. Bene, per oggi finiamo qua. Certi consigli. Bene, sono contenta. Ma di duro, mi piace. Veramente, potevo spenderli nei gratta e vinci questi soldi, perché sono contento di essere in qua. Vi piace? È troppo. Complimenti, complimenti a tutti. Vedere i vostri lavori è per me motivo di orgoglio e gioia. Molti dei partecipanti non avevano mai dipinto, molti erano invece già avvezzi alle tecniche, ma ciò non toglie che le due realtà abbiano potuto convivere e nutrirsi l'una dell'altra. È stato per me bellissimo riuscire a trasmettervi attraverso il mezzo virtuale la capacità di gestire una tecnica così movimentata, vivida, sorprendente e certe volte anche difficile da domare come sono le discipline artistiche pittoriche. Le tecniche pittoriche, acquerello, la tecnica pittorica mista, la pittura ad olio, l'iconografia, quindi le tempere, sono tutte tecniche davvero importanti, molto spesso reputate troppo semplici proprio perché non le si conosce fino in fondo e non ne si conosce le potenzialità. Su Arte per Te abbiamo vagliato questi giochi di colore attraverso l'esercizio, la tecnica e la costanza di esecuzione. I manufatti che ne sono venuti fuori sono dei manufatti che, come avete potuto notare insieme a me, sono stati bellissimi e pregni di impegno che si evince da ogni singola pennellata che avete dato. Quindi complimenti a tutti i partecipanti e complimenti anche ai partecipanti del corso di critica dell'arte, che con la loro osservazione attiva sul mondo dell'arte, con il loro saper riconoscere ormai quelli che sono gli agganci a cui appigliarsi per poter veicolare un messaggio artistico, ci hanno lasciato qualche perla di riflessione tra un dipinto e un altro. Bene, io mi complimento con tutti voi perché tutti i partecipanti sono entrati ad un livello e sono usciti ad un livello nettamente superiore. Ciò non toglie che comunque il percorso dell'arte possa continuare. Io infatti vi aspetto tutti quanti a settembre per l'inizio dei nuovi corsi, il corso di acquerello, il corso di pittura a olio, il corso di tecniche pittoriche, il corso di critica dell'arte, il corso di iconografia e chissà, magari ne faremo anche qualcun altro, magari ne faremo anche uno proprio dedicato alla pittura acrilica.
Io vi lascio quindi con questo appuntamento a settembre, fine agosto, inizio settembre, comincio a sollecitarvi sulle iscrizioni, ma naturalmente vi ricordo che Arte per Te rimane attiva per tutto il periodo estivo con i video creativi qui su YouTube, ma anche su tutti gli altri social. Prima di salutarvi voglio ulteriormente complimentarmi con i partecipanti alla mostra. È stata una gioia immensa, densa di soddisfazione, seguirvi nel vostro percorso artistico che vi ha visto crescere immensamente. Complimenti, complimenti davvero e grazie per avermi dato la vostra fiducia. Io mando a tutti voi un immenso bacio e vi do appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!